Pronto, chi c'è? Ciao, Ciao a tutti, buonasera. Siamo c'è già qualcuno o aspettiamo? in anticipo, ma credo di qualche minuto. Siamo in anticipo un paio di minuti, intanto abbiamo sistemato 27 luci per fare un po' di luce, se no eravamo completamente in buio. Speriamo, per vederci ci vedono, l'importante è che ci sentano. Praticamente Valeria c'ha una lampadina conficcata nella testa qua a destra, perché si veda non ve la facciamo vedere. Vabbè, l'orario e la giornata non sono stati i migliori, direi, No, oggi. non bellissimissimo, non bellissimo. Però siamo in tono come siamo vestiti. Vedete tutti e due arancioni. Neanche farlo apposta. Bene, bene. Abbiamo anche le tende arancioni, non le vedete, ma questa è la nostra ufficiale stanza arancione. Ciao Federica. Ciao Andrea. Aspettiamo qualche minuto così arrivano un po' di persone. Oh, il titolo è un po' diverso dal solito, è la Mauritius che non ti aspetti. Perché vi diremo qualcosa che in genere non ci si aspetta. Ciao Valentina! Cioè, vi siete connessi praticamente subito. Bravi, complimenti! Cioè, Sono puntuali. è appena arrivata la notifica. Ah! Sono puntuali. Beh, speriamo che arrivi un po' di gente, dai, almeno 200-300 persone. Numero minimo per partire 150, come sapete, quindi cioè, datevi da fare. È sempre così anche a quest'ora della serata. Ciao Mario! Ma intanto, chi è che di voi è già stato a Mauritius, anche se ancora siete pochi, però qualcuno c'è già stato? O qualcuno ci deve Esatto. andare a breve, magari? Sì, magari la nostra diretta sarà utile per dargli degli spunti, dei suggerimenti e magari valutare che cosa inserire. Ciao Cristina. Ciao Cristina, scorriamo un po', Sì, vediamo. faccio io da Oh, che segretaria. bello come volano, mi piace. Andrea a settembre. Andrea va a settembre. Bravo Andrea! E fai la diretta, bravissimo, da Mauritius, che così sul posto è sicuramente più d'impatto. Siamo quasi, manca qualche minuto. Vi ricordiamo che non è un caso che stiamo facendo questa diretta perché tutti i martedì a quest'ora c'è una diretta, quindi beccatevela tutti i martedì. Una diretta naturalmente su destinazione o tema diverso, Sì, diciamo che dopo la ventesima che facciamo su Mauritius cambiamo anche Ma no, perché destinazione, la ventesima è da quest'inverno, perlomeno a meno che non ne facciamo una. Soprattutto vogliamo dargli degli spunti perché adesso è vero, siamo ad agosto, c'è chi va in vacanza adesso, ma c'è, scusatemi, un papino già, ma c'è già chi sta pensando alle vacanze invernali. Per cui diamo degli spunti a queste persone che andranno in vacanza durante Io l'inverno, no? sto pensando sia a quelle estive che anche a quelle invernali, tutte assieme, non vedo l'ora, Sì, guarda. vabbè. Almeno 5 minuti di vacanza vorrei fare. Ciao Moira, ciao Lucio, ciao Alessandra, ciao Massimiliano. Ah, beh, ma c'è un po' di persone. Abbiamo raggiunto il numero minimo di 150? Ah, Forse sì. vabbè, allora adesso ti prometto che lo faccio un po' C'è calmare, il perché numero sennò. minimo? Allora, comunque, dico solo una cosa. Noi le nostre dirette le facciamo sempre in due, per cui molto spesso ci facciamo domande e risposte per rendere la cosa un pochino animata. Lo faccio presente perché in altre dirette sono stata accusata di in qualche modo stopparlo, ecco, ma non è assolutamente così. L'importante è che accusate sempre Valeria e mai me, che sono quello nel giusto, mi Esatto. raccomando. Buonasera Cinzia, benissimo, a novembre volerai a Mauritius, Brava Cinzia, perfetto. brava. Allora, vediamo se poi con le cose che ti raccontiamo, insomma, in parte le hai già previste per il tuo soggiorno, se magari ti diamo degli spunti per aggiungere delle cose a cui non avevi pensato, ben volentieri. Ma intanto guarda, chiedo a voi, secondo voi, di cosa parliamo che non vi aspettereste su Mauritius? Cioè, cos'è una cosa strana che dite? Ma forse ne parlano questa sera, mi collego. O forse che non si aspettano, ecco, O magari che magari. non vi aspettate da una destinazione mare di questo tipo. C'è qualcosa che dite, ma sicuramente questo non c'è, o sicuramente questa cosa non si fa. Ciao Marina, ciao Daniela. Vediamo se qualcuno osa, altrimenti osiamo noi. No, secondo me. Ah, ma siete tanti, eh? Abbiamo appena Ah, annunciato che siete oltre 40. Maria Grazia dice che andranno a Capodanno. Benissimo, perfetto. Vi piacerà un sacco, Sì, è veramente. veramente bella l'isola. Io non, quando sono stato non mi aspettavo. Tra l'altro sono stato da poco con una cosa Beh, un po' per la particolare. terza volta, però, Solo per la terza volta, però sì. per una cosa un po' particolare. Infatti questa cosa rientrerà anche nei discorsi che faremo, una cosa che non ci si aspetta. A Capodanno. Bene, tu sarai al calduccio mentre vabbè, qualcuno rimarrà insomma, al fresco, ma non importa, ne parliamo apposta questa sera. Va bene, Non vedo spunti, forse li non vogliono vedo loro da noi. spunti. Ah no, aspetta, aspetta. Tour guidati. Intendi moto, Andrea? No, Scusami. mountain bike, Ah, mountain bike. mountain bike, ok, sì, anche.
Anche, perdonami, io non ti aspetti tour guidati in mountain bike, però sai forse, o magari no, che Mauritius è una zona dove si fa anche passeggiate, trekking leggero, anche uscite in bici, anche uscite in bici, perché oltre al panorama ci sono anche i percorsi, quindi sì, è un ottimo spunto questo, effettivamente ci sono. Lucio dice Mauritius è spettacolare. Bene, mi fa piacere perché probabilmente ci sei stato, quindi... Ah, Patrizia c'è stata anche, esperienza bellissima a Mauritius. Bene, c'è il numero minimo? Ma sì che c'è il numero minimo, calmati un po', per favore. Bene, allora partiamo. Ti facciamo scappare subito. Allora, vi dico io, oggi sarà una cosa un po' frammentata, perché abbiamo una nostra traccia, come sempre, che non ci fregate, eh? Però, a parte la traccia che abbiamo, così andiamo un po' di idee che ci vengono in mente, che magari abbiamo vissuto anche noi con un viaggio a Mauritius. Vi dico la mia, così Valeria ve ne parla anche nel dettaglio, però io vi dico la mia esperienza che ho avuto l'ultima volta che sono stato. Ero con diverse persone e queste persone, quando prima di venire a Mauritius questa volta, poco tempo fa, si aspettavano sempre, a parte dei budget molto alti per il viaggio, perché in linea generale il viaggio a Mauritius è spesso visto come viaggio di nozze, viaggio ad altissimo budget, viaggio con strutture 5 stelle almeno, se no chissà dove sto andando, e viaggio dove si vive praticamente sempre in hotel. Quindi c'è una certa fascia di persone, oppure tante persone, pensano a Mauritius esattamente in questo modo. Spendo tanti soldi, sto sempre in hotel, le strutture devono essere di altissimo livello. Quindi vacanza, diciamo, statica, diciamo per lo più una vacanza relax dove mi godo i servizi della struttura. Invece non è esattamente così, infatti... Ah, quindi tocca già a me, incredibile. Io ho tirato fuori lo spunto, Ragazzi, li metto in pausa perché non ce la faccio più. Scusa, io dico le mie esperienze personali. Questa è stata la mia esperienza personale. Dopo le persone mi dicevano, ma io credevo che invece, no, cosa ne pensi? È vero, ti rifermo e ha ragione Emilio. Nel senso, diciamo che è l'immaginario o comunque il pensiero comune, non è quello di tutti, ecco, cioè sfatiamo questa cosa, non vogliamo generalizzare in questo e-learning. Diciamo che quando parliamo con le persone che ci richiedono una vacanza a Mauritius, per lo più hanno l'aspettativa di una vacanza relax, di una vacanza dove ci si gode per lo più l'hotel e che sia una vacanza solitamente per lo più costosa. Un po' per le esperienze magari, comunque siamo in pieno oceano indiano, quindi magari qualcuno è già stato alle Maldive, qualcuno ha fatto una vacanza a Zanzibar, per cui di fatto si ha questa aspettativa. In realtà Mauritius, o perlomeno questo è il nostro suggerimento, perché poi tutto si può fare, io lo dico sempre, è una vacanza dinamica, una meta che richiede curiosità e voglia di uscire dall'hotel per vedere poi quella che è la vita locale. Questo allora, perlomeno è un po' la filosofia nostra, mia e di Emilio, per qualsiasi viaggio. Poi ovvio ci sono delle mete che si prestano più facilmente, come potrebbe essere Mauritius, e sono gli input che vi vorremmo dare questa sera, e poi ci sono delle mete dove effettivamente è un po' più, diciamo, difficoltoso. Pensate alle Maldive, per esempio, se naturalmente non stiamo parlando di una meta migliore o peggiore, ma di modalità e di possibilità diverse, tutto qua. Per cui Emilio vi diceva questa cosa perché effettivamente questo è quello che riscontriamo. In realtà io ho visto che qualcuno già nei commenti ha buttato, diciamo, un po' l'esca, si parla di bubble lodge, cioè si parla di camere fatte a bolla, proprio letteralmente, camere totalmente trasparenti, ok? Adesso io ve lo spiego proprio in modo molto semplice per rendervi l'idea dell'esperienza, da dove potrete ammirare il cielo stellato di Mauritius. Immaginate che esperienza. Tra l'altro queste bubble, queste bolle, queste camere speciali si trovano anche in location particolari. Tanti di voi avranno sentito parlare dell'Isola dei Cervi, perché è una località veramente famosa e tutti vanno, almeno in escursione, a visitarla. Ecco, tre di queste bubble si trovano sull'Isola dei Cervi. E non ci sono hotel sull'Isola dei Cervi, per cui è veramente un'esperienza speciale, anche perché avete la possibilità di dormire in questa location, non l'avreste potuto fare, ecco, fino a un anno fa, perché se non ricordo male è da dicembre dell'anno scorso che sono attive. Quindi, ripeto, non è solo il fatto di dirvi c'è un'esperienza diversa dalla classica vacanza hotel, ma anche la possibilità di vivere un luogo che altrimenti vedresti in escursione, in giornata. Sono
fondamentalmente degli igloo, però esatto, trasparenti, però in mezzo ad aree molto particolari, molto verdi e magari con una vista spettacolare, che quindi non sono all'interno degli hotel, ma sono sostanzialmente delle camere a sé stanti in mezzo alla natura. E sì, completamente trasparenti, per cui immagina cosa vuol dire vedere le stelle, vedere la natura all'esterno, quindi molto confortevoli, ma completamente diverse dallo stile degli hotel, diciamo. E concludo dicendo che hanno tutti i comfort, perché oltre alla camera da letto c'è un'area salotto e poi c'è il bagno, naturalmente con tutta la privacy, quindi il bagno è chiuso, nessuno vi vede, ci sono dei guardiani, cioè la cosa è fatta veramente con cura e con il massimo rispetto della privacy, per cui veramente è un'esperienza straordinaria da tutti i punti di vista, anche qualitativi, perché non dimentichiamolo, Mauritius ha degli standard qualitativi molto alti, veramente, anche nel caso dei piccoli boutique hotel che noi proponiamo ormai da anni. Ne approfitto perché vedo una domanda di Maria Grazia e ci tengo, così almeno rendiamo la diretta dinamica di lei. Io ti faccio una domanda. Fammela tu, che Maria Grazia dice: l'isola si può girare tranquillamente? Sì, Maria Grazia. Allora, diciamo, allora, premetto questo, quando io dico sì è perché parlo sempre delle nostre esperienze, noi siamo sempre andati in auto, abbiamo usato l'auto, ci siamo arrivati in aereo. Abbiamo sempre usato l'auto, ho guidato pure io, per cui io lo uso sempre come battuta, a parte che mi piace guidare. Questo è il fondamento, nel senso, se vi piace guidare e comunque avete spirito di adattamento, nel senso che la guida è all'inglese, quindi all'opposto, non ci sono problemi, perché c'è un'unica strada principale che taglia l'isola da nord a sud, ed è tenuta molto bene, per cui si guida agevolmente, ma anche da est a ovest. Ci sono alcuni orari in cui c'è parecchio traffico, ok, però a parte questo è sicura da girare, sia dal punto di vista delle comunicazioni, quindi delle strade, della qualità delle strade, ma anche dal punto di vista delle persone, ecco, non ci sono particolari problemi. L'unico suggerimento che noi diamo è che di prestare maggiore attenzione dopo il tramonto, ecco, perché alcune strade non hanno un'illuminazione come da noi, per cui è più buio, però voglio dire, i fari, l'auto ce l'ha. Questo è proprio, voglio dire, uno scrupolo che noi vi diamo, ecco, tutto qua. Ecco, anche questa cosa qui è una cosa un po' particolare che non ci si aspetta, proprio perché a volte il sentore comune è anche se non entri nel computer a leggere le cose, perché devi entrare dentro? Ma non è che mi dico, Perché spesso quando si va si ha il sentore che sia un'isola al mare, quindi vivo sulla spiaggia, non esco dall'hotel. Cioè, la domanda di Maria Grazia è molto interessante, perché vuole anche dire: ok, ma si può andare in giro? C'è qualcosa da vedere? È sicuro vedere l'isola? Sì, non è che prendo la macchina per girare dentro il parcheggio dell'hotel. Ci sono un sacco di escursioni che in genere noi consigliamo, ma anche questo non sempre le persone lo sanno, perché in genere si pensa: vado in hotel e resto in hotel. Invece? No, invece no. Ma capisco la domanda, perché il noleggio auto non è spesso la prima cosa che viene suggerita. E ribadisco, per me è fattibile, la cosa importante è che lo sia anche per voi, che vi piaccia guidare naturalmente, però io parto dal presupposto che la persona che me lo chiede in qualche modo magari ha già noleggiato l'auto anche per altre tipologie di vacanze. Per cui andate tranquilli. E agganciandomi alla domanda che vedo adesso di Cristina, che mi chiede se si può andare con i bambini, ti rispondo concludendola anche con altre tipologie di soggiorno che si legano molto bene al noleggio auto. Allora, per i bambini l'isola secondo me è perfetta. Allora, a parte la durata del volo, perché siamo in pieno oceano indiano, quindi dovete considerare che di volo puro avete circa 11-12 ore più eventuali scali, per cui è un volo lungo, per carità, però ecco. Sono aeromobili confortevoli, sia che si voli con Emirates che con Air France o Air Mauritius, per cui a parte questo da tener conto per i bimbi, naturalmente anche per gli adulti, perché anche noi adulti, voglio dire, abbiamo le nostre esigenze. Per il resto l'isola è molto sicura, non ci sono vaccinazioni o profilassi, c'è poco fuso orario, perché parliamo di 3 ore di differenza rispetto all'Italia, 2 ore quando c'è l'ora legale, per cui devo dirvi, non ci sono problematiche. Il cibo è un cibo vario, assolutamente, parliamo di cucina francese, creola, indiana, e poi all'interno degli hotel qualche piatto italiano viene sempre proposto, anche
devo dire questa cosa, se non si va a Mauritius per mangiare la pasta o per aspettarsi di mangiare le cose che mangiamo in Italia. Io a Mauritius mi ricordo delle mangiate spaventose, quindi io sono quello che quando c'è da mangiare mangia di brutto, e infatti ho mangiato molto anche lì bene. Beh, si mangia bene, ci sono chef francesi di un certo livello nelle strutture, ma in generale hanno una cultura per il cibo, anche il cibo di strada, che è anche una delle altre esperienze di cui vi avrei parlato. Prima Andrea chiedeva se si possono fare anche escursioni in bicicletta, si possono fare anche escursioni per scoprire il cibo di strada, ecco, passatemi questo termine perché non ve lo so rendere meglio, a Port Louis, nella capitale, per cui anche quello è ottimo, è eccellente, curato, di qualità, per cui veramente una meta che offre tantissimi tipi di esperienza fuori dall'hotel, mi raccomando. Poi, se voi volete fare una vacanza per staccare la spina e rilassarvi, assolutamente si può fare anche quello. Diciamo che è un peccato, Sì, è un po' un peccato, anche perché un'altra delle cose che così era un po' insolita quando sono andato era proprio questa concezione della struttura. Cioè, ovvio che ci sono le grandi catene alberghiere, però vi ha detto un attimo fa Valeria che ci sono anche dei boutique hotel, degli appartamenti, degli hotel molto piccoli, e in genere, spesso, in questi hotel molto piccoli si fanno anche delle esperienze particolari, anche all'interno degli hotel. Cioè insegnano a cucinare, fanno dei giochi particolari, insegnano la danza particolare mauriziana, organizzano escursioni. Quindi a volte sono anche quasi più le strutture piccole rispetto a quelle molto grandi che ti fanno vivere un po' il territorio. Assolutamente, diciamo che hanno un contatto più diretto con voi, perché appunto sono più piccole semplicemente, insomma parliamo di strutture anche con 40-50 camere che magari possono sembrare tanto, però ricordatevi sempre che di qualsiasi dimensione, sia l'hotel o la struttura che voi state per apprestarvi e scegliere per la vostra vacanza a Mauritius, è tutto sempre costruito nel rispetto della natura. Non troverete mai ecomostri, come li chiamo io, costruiti sulla spiaggia a deturpare il paesaggio. Assolutamente no. Il rispetto per la natura è molto alto, per cui veramente la vacanza e le nostre esperienze di viaggio che abbiamo fatto sono sempre state meravigliose, veramente. Proprio anche, ecco, io ripeto, non voglio assolutamente dire che una vacanza a mare a Mauritius non va bene, perché anche godersi l'hotel immerso nei giardini tropicali è bellissimo. Semplicemente vi invitiamo a fare almeno una o due escursioni per vedere cosa c'è fuori e come cambia l'isola da nord a sud a livello di paesaggi. Daniela chiede se noleggiano anche gli scooter. Allora, sicuramente sì, e ti dico così perché, ecco, non saprei scendere nel dettaglio, perché lo scooter invece non lo consigliamo mai ai clienti, perché vi dicevo prima che è sicuro guidare a Mauritius, assolutamente, però ecco, non sono proprio, come dire, guidano abbastanza velocemente, per cui lo scooter non è proprio una cosa sicura. Soprattutto, ecco, se dovete percorrere la strada principale che vi dicevo prima, che assomiglia a una delle nostre autostrade, non è tanto sicuro perché si corre parecchio. Per cui lo scooter, ma anche per le strade costiere, diventerebbe un limite, perché poi comunque per spostarti in altre zone dovreste usare un'auto. Per cui noi lo sconsigliamo veramente. Altra cosa che non vi ho detto in merito alle strade, sono ben tenute, è vero, però non ci sono tantissimi marciapiedi, per cui voi dovete immaginare, a parte questa autostrada che è normale che non ci siano i marciapiedi, però dovete immaginare le strade secondarie dove non c'è il marciapiede, quindi avete le persone che camminano a bordo, ci sono bambini, persone che vanno in bici, per cui la vostra attenzione, l'attenzione del guidatore dovrebbe essere ancora più alta, per cui ecco, io non lo consiglio assolutamente. Se una persona vuole togliersi uno sfizio per una giornata, magari per andare al mare, così è proprio uno sfizio, ok, ma non lo consigliamo come mezzo di spostamento, insomma. Poi c'è Cristina che chiede una cosa particolare sul clima, siccome è una cosa di cui volevamo parlare anche noi. Cristina chiede se il periodo di febbraio può andare bene. Allora diamo una cosa anche un po' più globale di clima, diciamo. Ok, allora vi dico, tendenzialmente non ci sono dei periodi out per andare a Mauritius, ci sono delle differenze climatiche. Allora, se parliamo della nostra estate, quindi nel periodo che va
anche quello di adesso praticamente, da maggio fino a agosto-settembre, siamo nel cosiddetto inverno mauriziano. Cosa significa? Significa che comunque di giorno avrete una ventina di gradi minimo, ma proprio minimo, quindi sono più temperature serali, fino a un massimo di 27 gradi, per cui è un buon momento per andare. Il clima è secco, ok, per cui non soffrite assolutamente l'umidità e si può andare, si può fare vacanza mare. Durante questo periodo noi consigliamo solamente la costa ovest. Perché? Perché sulla costa est potrebbero soffiare gli alisei. Dico potrebbero perché, come sapete, ormai non c'è più certezza su niente, ok? Sul clima non parliamone. È una probabilità che se si verifica nel periodo che va da maggio a settembre incluso. Se soffia l'aliseo, l'unica difficoltà che potete avere è fare il bagno, soprattutto magari se il cielo è coperto. Fate conto che Mauritius è un'isola in pieno oceano indiano, cosa significa? Che il cambiamento climatico giornaliero ci sta, come per altre destinazioni, è un'isola molto verde, quindi le piogge brevi ci sono tutta la stagione, tutto l'anno, magari in momenti diversi, anche in zone diverse dell'isola. Questo per darvi un'idea del clima adesso. Il periodo di febbraio, quindi andiamo più o meno dopo l'inverno mauriziano, abbiamo periodi intermedi che sono ottimi, ottobre, novembre, fino alla prima metà di dicembre, quindi estate, una buona estate, siamo ancora in un periodo secco, quindi la temperatura aumenta di qualche grado durante il giorno. Il periodo poi che va dalla fine di dicembre fino a inizi di marzo è il periodo di piena estate, quello più caldo e umido, quindi quello più a rischio di piogge. Detto questo, dovete essere sfortunati e trovare una settimana di pioggia, parlo dalla mattina alla sera. Può succedere, cioè questo vi può succedere anche alle Maldive, magari in piena estate. Diciamo che è un evento più raro, preparatevi ad avere un bel caldo. Noi siamo stati a fine febbraio l'ultima volta, faceva molto caldo, però insomma siamo riusciti a fare tutto perché comunque le piogge erano piogge brevi, quelle che ci sono state. Sorridevo un po' perché quando abbiamo cominciato a parlare di clima tutti hanno detto è a settembre, è a febbraio, è a gennaio. No, spero di aver inglobato un pochino perché con la distinzione questa, poi dopo marzo abbiamo l'altra stagione intermedia che è aprile e maggio, quei due mesi lì, un po' come ottobre, novembre, dicembre. Esatto, infatti Maria Grazia chiedeva come sarà il clima tra dicembre e gennaio, ma abbiamo risposto un po' a tutti, direi, sì, sul clima, vero? Perfetto. Sì. Cioè, io ho fatto una suddivisione in mesi. Poi, insomma, se non sono stata chiara, scrivetelo, però ecco, ve l'ho data. È il periodo più umido, perché viene, pensate a noi adesso, in Italia, ad agosto, fa caldo, sì, ma quanta umidità c'è. Per cui è la stessa cosa anche lì. Oh, guarda che bello che Giulia ci dice. Io sono stata a gennaio con voi, esperienza meravigliosa. Ho girato l'isola in auto con autista, guida locale parlante italiano, proposto dalla vostra agenzia. Spesa non costosa, ho passato un giorno bellissimo, ci sono luoghi indimenticabili da vedere. All'isola dei Cervi sono stata in catamarano, grandissimi gli accompagnatori, mi sono divertita tantissimo ed era il giorno del mio 50° compleanno. Grande festa, sono tanto contento, Giulia. Grazie Giulia, mi fa molto piacere perché insomma avere anche un riscontro, una conferma da parte di chi c'è stato, dei nostri clienti, soprattutto che sia andato tutto bene, tra l'altro a gennaio che è un periodo caldo e umido, quindi mi fa molto piacere, ma vi svegliamo il segreto, non è come scoprire l'acqua calda. Noi cosa facevamo? Ci alzavamo il mattino, guardavamo le previsioni meteo, questo non vi deve far spaventare, cioè non è che voi siete a che inflata, le morne sta scorciando, no, assolutamente, però potrebbe esserci che ci sono delle nuvole che magari vi mette qualche acquazzone, allora invece di andare alle morne a vedere la montagna, a fare il trekking, ve ne andate al nord a fare il musso, andate a mangiare qualcosa a Port Louis, per cui la vacanza dinamica naturalmente, io sto parlando di questo, o comunque chi vuole organizzare delle escursioni, un po' come ha fatto anche Giulia, perché io parlo, abbiamo parlato di escursioni, diciamo, programmate, ma anche noleggiare un taxi per un giorno che vi porta è la cosa migliore. Guardate il clima e poi andate e decidete. Questo perché, ripeto, siete in pieno oceano, è la natura e tante cose non si possono prevedere. E il clima cambia proprio da nord a sud all'interno della stessa giornata. Però non aspettatevi 10 gradi che non ci saranno mai a nord e 30 al sud. Questo no, ecco, giusto per farvi degli esempi. Esatto, un'altra cosa che ci capita spesso è invece che le persone facciano confusione tra Mauritius e Maldive, nel senso, sembra la stessa tipologia di vacanza,
sono tutte e due nell'Oceano Indiano, quindi più o meno si farà la stessa cosa, ci sarà lo stesso tipo di mare, più o meno lo stesso clima. Invece sono completamente diverse come esperienze. Tendenzialmente è alle Maldive che quasi sempre o sempre rimarrete nel resort, c'è un mare splendido, una sabbia bellissima, ma ci sono poche escursioni che potete fare se non quelle legate al mare, allo snorkel, magari vedere Malema, il massimo che potete fare. Mentre Mauritius ce ne sono tantissime, per cui potete veramente vivere tanto, tanto l'isola, la vacanza è completamente diversa. Sì, assolutamente. E quando parliamo di boutique hotel lo facciamo perché oltre a regalarvi delle esperienze autentiche, più a contatto proprio anche con quelli che sono i servizi dell'hotel, perché dicevamo prima si tratta di hotel molto piccoli, significa anche poter scegliere una vacanza che ha un budget diverso ma senza togliere qualità. Questo è l'altro aspetto importante, perché immagino che anche se staremo qui a parlare un'ora di esperienze, di cose particolari molto belle, la domanda è ok, ma quanto mi costa una vacanza a Mauritius? Perché comunque alla fine poi rientra in quella che è la pianificazione delle spese familiari. Per cui, giusto per darvi un'idea, prima parlavamo di possibilità, Emilio accennava anche al fatto che si può soggiornare in residence, in appartamenti, e ce ne sono veramente di carini, perché non dimenticatevi, la qualità Mauritius è veramente molto alta, per cui i residence sono tutti ristrutturati, molto belli, la maggior parte hanno anche una piscina, non che ci interessi perché andrete al mare, però per farvi capire che hanno un certo tipo di servizi, ok? E quindi facciamo un esempio, un volo più soggiorno di 7 notti in appartamento con i trasferimenti, le polizze, medico bagaglio, annullamento base, vi dico fuori dall'alta stagione, e per alta stagione io intendo dicembre e agosto, perché voi sapete che sono i periodi più costosi all'anno, dovete mettere in conto una spesa di circa 1.300 euro a persona, ecco, con il solo pernottamento o colazione. Per cui ecco, fate conto che questo è il minimo. Rispetto ad altre destinazioni dell'Oceano Indiano è ancora di nicchia, secondo il mio modesto parere. E perché? Perché dovete pensare che non ci sono voli charter, o perlomeno non ci sono più voli charter che servono la destinazione. Mentre, non so, penso a Zanzibar, abbiamo la Neos, abbiamo il Panorama, che permettono anche di dare dei pacchetti a questa cifra magari fuori dall'alta stagione, con un dovuto anticipo o comunque con un'offerta all'ultimo momento, e in All Inclusive a Mauritius non c'è questa possibilità, perché comunque è diverso, è proprio, direi, viene gestita in modo diverso, anche se nell'ultimo anno, e siamo contenti, noi italiani abbiamo iniziato a porre attenzione nuovamente a questa destinazione che offre veramente tanto. Quindi anche per i bimbi ci sono anche molti parchi da vedere, insomma, dove fare anche attività sugli alberi, per cui magari non voglio più stare una giornata in mare, me ne vado lì per staccare un po', ecco, per cui merita veramente. Tra l'altro, una cosa che Valeria diceva prima degli appartamenti, non è assolutamente un ripiego andare a Mauritius in appartamento, è proprio una tipologia di vacanza diversa. Assolutamente. Perché è possibile che la posizione di un appartamento possa essere anche migliore di quella di un hotel, dipende da quando è stato costruito, da che cura c'è nell'appartamento, da quanto è lontano dalla spiaggia. Per cui noi personalmente siamo andati in appartamenti che erano in posizione veramente invidiabile anche rispetto a tanti hotel blasonati. Quindi si tratta di una vacanza diversa, perché magari non avete i pasti compresi o magari ne avete meno di quelli che avete nell'hotel, però è una situazione veramente comodissima per girare l'isola, per godere la spiaggia e tendenzialmente anche per spendere meno. Sì, ancora una volta io lo sottolineo questa cosa che ha detto Emilio, perché secondo me è importante. Il fatto che io vi ho dato questo input del budget, pongo l'attenzione, perché non era assolutamente per dirvi andate a Mauritius in appartamento, spendete 1.300, avrete una vacanza bellissima. No, perché magari in tutto il resto del mondo siete sempre stati in hotel, magari non è la vacanza che fa per voi, per cui io non vi consiglierei mai di andare in appartamento a Mauritius. Ma non perché non sono belli, ma perché comunque è un tipo di vacanza che non ha niente a che vedere con l'hotel, ok? Richiede dinamicità, richiede che vi spostate durante la giornata, richiede che comunque cerchiate anche ristoranti adeguati a quello che volete mangiare e provare, per cui insomma è giusto per darvi il minimo di spesa che ha richiesto per questa destinazione. Dopodiché si va a vedere quali sono le vostre preferenze, ok? E che così sappiate che è una destinazione che può offrire tutto, perché a volte è capitato che qualcuno non me la chiedesse semplicemente perché pensava che non ci fossero appartamenti a Mauritius.
Ecco, tutto qua, per cui lo sottolineo perché è importante, ok? C'è una testimonianza di grazia. Noi siamo stati a fine marzo stupendamente, la parte nord è meno piovosa, il clima da nord a sud varia nel corso della giornata, per sempre al nord. Aspetta, varia nel corso della giornata? Perché probabilmente ha apprezzato il nord, sì, perché ha apprezzato di più il nord, isola meravigliosa, sembra di essere nel paradiso terrestre. Invece Silvia ci fa una buona domanda. È consigliabile l'estensione all'isola di Rodriguez? Allora, dipende da quello che vuole. Allora, intanto dipende dal budget, purtroppo, scusatemi, io sono venale, però è così. Gli spostamenti, comunque, anche se sembra un'isola vicina, comunque hanno un certo costo, sia che voi pensate di andare a Rodriguez, sia che voi pensate di andare a Eunon. A Rodriguez siete fuori dal tempo. Io ti dico, so di Rodriguez quel poco che vi sto raccontando, perché naturalmente il nostro tour operator interno c'è stato e mi ha detto che è un'isola fuori dal tempo. Io non ho ancora avuto la possibilità di vedere Rodriguez, ho visto invece Eunon l'anno scorso, un'isola altrettanto meravigliosa. Di Rodriguez posso dirti solo questo: merita, se voi avete voglia di staccare totalmente, perché Mauritius, per quanto sia un paradiso terrestre, comunque è un'isola che ha strade, ha costruzioni, è un'isola che, voglio dire, a tutti gli effetti ha tutto quello che state cercando, mentre Rodriguez è sicuramente limitata, insomma, ecco, non ha tutti i servizi che può offrire Mauritius, ci sono anche strutture più semplici. E magari, se dovete farlo, vi suggerisco un soggiorno di 2 o 3 notti, ecco, non di più, perché non avrebbe neanche senso proprio per le dimensioni dell'isola. Ribadisco di Rodriguez. Bene, Cristina ha detto grazie mille, Maria Grazia è andata per un impegno. Ciao Maria Grazia! Ciao, ma perché questi toni altalenanti? Perché devo tirare su un attimo la discussione. Invece, io mi ricordo proprio che quando sono stato l'ultima volta, io ho fatto un'esperienza di cucina. Ah, bravo, quello volevo dire. Allora, quando vi parlava delle esperienze, si possono fare esperienze di corsi di cucina proprio con lo chef dell'hotel, ma ci sono alcune catene che propongono anche la preparazione della cena con una famiglia maurizzana, quindi qualcosa anche di più particolare, ecco, giusto per aprire e chiudere la parentesi in cucina. Io invece mi ricordo che eravamo in gruppo, c'era proprio una lezione di cucina, c'era lo chef della catena alberghiera ed era una gara di cucina, simpatica ovviamente, dove lui presentava un piatto molto semplice, non mi ricordo cosa fosse, forse un dolce. Sicuramente c'è un cocktail. C'è un cocktail. Sì, credo fosse tipo una crema, una mousse e un cocktail, e poi ci presentava le tipologie di prodotti, come lavorarli, i macchinari con cui lavorarli, e poi aveva tutti i suoi assistenti che ci seguivano per seguirci nella lavorazione appunto del dolce fino ad arrivare alla premiazione, che non abbiamo vinto ovviamente. Vabbè, però avete cucinato e vi siete mangiati quello che avete cucinato. Abbiamo anche pure bevuto il cocktail. Allora, ecco, cioè, dopo comunque naturalmente quello che si cucina si mangia, allora non ho dubbi che venga preparato bene, però ecco, ve lo dico perché così, insomma, non usatelo per avvelenare qualche nemico. Sì, ma tra l'altro, cioè adesso noi diciamo esperienza di cucina, ma non vi immaginate, sono chiuso dentro la cucina con un sacco di vapore, sto lì 7 ore a cucinare. Cioè, nel mio caso, quando c'era la preparazione del cocktail, eravamo a piedi nudi in spiaggia al tramonto, bellissimo, con le persone che avevano sistemato i tavolini, i camerieri dell'hotel, per cui c'erano le persone della cucina, dello staff che ci seguivano. Ma era proprio l'ambientazione straordinaria, no? Dovete pensare che, devo dire, guarda, non voglio dire tutti, perché io non parlo per assolutismi, non sarebbe neanche corretto, però veramente la stragrande maggioranza degli hotel, mettiamola così, a bar, sulla spiaggia, tutti i ristoranti sono aperti, cioè non esiste una netta separazione tra quello che è l'hotel, quindi l'interno e l'esterno, è proprio un'unione con la natura, quello che vi dicevo prima, non immaginatevi, non troverete mai un hotel che deturpa il paesaggio, che deturpa l'isola, che deturpa la natura, è tutto fatto nel rispetto della natura stessa. Per cui anche le bubble lodge di cui vi ho parlato prima, ma anche ci sono dei lodge all'interno della natura, questi sono presenti già da tempo, ecco, per fare esperienze, escursioni diverse, non solo di trekking e bicicletta, ma anche escursioni a cavallo per chi ama anche l'equitazione. Per cui veramente si può fare tutto. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare questa sera. Offre tantissime possibilità. È un'isola che secondo me non è ancora conosciuta per quello che è. Però ecco, noi facciamo del nostro meglio per proporvi poi le varie esperienze e voi sceglierete quelle che rientrano più nelle vostre corde.
Io mi ricordo, così giusto per dire, quando c'eri anche tu quella volta, siamo andati in un hotel che ci ha fatto vedere la preparazione del caffè, per esempio. Ah, è la catena, lo possiamo spoilerare questa cosa? Non perché so. Qua sì, Ma dai, è la catena Lux, lo possiamo dire, perché comunque dai, solo questa spoilerà. Comunque siamo andati, e siccome loro hanno questa particolarità che all'interno della struttura hanno un bar molto particolare della loro catena che offre un sacco di tipi di caffè, hanno proprio una parte dove ti spiegano, ti insegnano, ti fanno vedere la tostatura, la macinazione, quello più salato, quello più dolce. L'altra cosa invece che ho fatto io sono andato anche sulla dune buggy, la macchina tutta quella aperta, che non era sulle dune, ovviamente era tipo una caccia al tesoro per le strade di Mauritius, e però pioveva quel giorno, per cui era tutta aperta e avevamo il telo per bloccare l'acqua perché eravamo completamente zuppi, ma è durata un'ora l'acqua, giusto il tempo di finire la gara. Doveva essere così, ma mi era venuta in mente una cosa adesso finché che parlavi, che volevo dire, perché quando parli di questa attività, mi viene in mente questa cosa che spesso ci viene richiesta e lo voglio spiegare adesso con il tuo assist. Quando ci chiedete villaggi a gestione italiana a Mauritius, non riesco a incrociare gli occhi, quest'ora perché mi faccio male, comunque non esistono, nel senso, o perlomeno non ve li consiglio, se posso naturalmente, perché poi ripeto, tutto si può fare. Ci sono strutture a gestione italiana, quasi villaggio, un po' come a livello di gestione, per farvi capire come li potete trovare i Caraibi, come li potete trovare a Zanzibar, okay? Quindi villaggi con un'animazione e con un assistente residente in italiano lì, ok, sul posto. A Mauritius è molto complicato, o perlomeno non è una destinazione che si presta a questo, un po' perché le strutture, come vi dicevo, sono di alta qualità e un po' perché veramente merita il fatto che l'isola va vissuta, per cui non aspettatevi animazioni di tipo caraibico, perché non esiste a Mauritius. Ci sono strutture che propongono animazioni di questo tipo, come vi parlava Emilio, attività a contatto con la natura, anche per i bambini. Propongono attività sulla spiaggia per far conoscere loro piante e animali endemici di Mauritius, raccontano attraverso dei giochi la storia di Mauritius. Queste sono le attività che vengono proposte all'aria aperta, naturalmente per far socializzare i bambini, e nel caso degli adulti attività di questo tipo. Per cui ecco, non aspettatevi delle attività o un'animazione come quella dei Caraibi. Ripeto, non è mai per sminuire una destinazione o sottolineare che una è meglio dell'altra, semplicemente per dirvi qual è, che cosa aspettarvi, ecco, quali sono le differenze, quindi per prepararvi, ecco, per essere pronti a quello che vi aspetta. È anche il bello dell'isola, che sia legata alle tradizioni, che le escursioni vengano fatte in un certo modo, che entrate in contatto con la popolazione, cioè è esattamente il bello, il perché uno dovrebbe andare lì, se no vai Caraibi. Assolutamente, infatti no, che voglio dire, se ci pensate, perché c'è stato, è un'atmosfera totalmente diversa, non che Mauritius non trasmetta gioia, assolutamente no, ma lo trasmette in un modo differente, a contatto con la natura, mentre i Caraibi è diverso, è anche il divertimento, il fatto di ballare, il fatto di fare, non che a Mauritius non si balli, è totalmente diverso, ma per entrare proprio in quello spirito, sarebbe deturpante un'animazione di questo tipo, ecco, questo sì. Invece l'altra cosa che mi è piaciuta molto di Mauritius è la pappa. L'hai già detto, basta. Hai fame l'orario, l'hai già detto. Cibo è ottimo, veramente. Non avrete problemi, però ripeto, questo è un consiglio che diamo sempre a tutti. Non aspettatevi di mangiare naturalmente come in Italia, come a casa, perché ci sono carni e pesci ottime. È vero, vengono per lo più usate spezie, però ci sono anche cose meno condite, per cui veramente aspettatevi una qualità molto alta e dei buffet molto vari. Io avrò mangiato 1,5 kg di samosa ai buffet. Beh, ma i samosa sono buonissimi. Vabbè. Dai, basta, non parlare di cibo. Adesso spiega cosa sono i samosa. Io, no, ma sei più bravo. Per chiudere, spieghiamo cosa sono i samosa. Cibo, perché io li tengo qua mezz'ora se devo spiegare il samosa. Pasta alla sfoglia? Sì, no. Pasta sfoglia? È una pastella, la pastella all'esterno, io credo, perché io sono capace a mangiarli bene. Comunque sono fritti, siamo già. Sì, non avendoli cucinati, non è che siamo così. E tu hai fatto altro, e vegetariani, per cui ci sono anche delle spezie, se non ricordo male, questa pastella è speziata, ed è speziata al curry, e poi all'interno ci sono delle verdure. Io non sono brava a descrivere gli alimenti, e Emilio ha tirato fuori un argomento più che valido. Per cui il mio suggerimento è
comprate i samosa e assaggiateli, sono buonissimi. Se non li descrivete, mangiate. Buonissimi, veramente. E tu non ti hai fatto le domande sul cibo. Cosa vuol dire? Io non mi so descrivere, sono eccellente. Allora, non è che siamo buoni. Io mi mangiavo, perché tra l'altro io adoro le cose fritte, per cui figuratevi, però sono veramente corte, adesso io la butto sul ridere, ma sono veramente buonissimi. E vengono proposti spesso anche, oltre che negli hotel, anche come cibo di strada, perché comunque sono facili da preparare e li potete mangiare anche passeggiando, per cui per dire, per dare un input. Adesso cambiamo discorso perché hai fatto proprio la domanda. Allora, ci sono altre domande. Allora, Daniela, scusami, non l'avevo vista, perché chiedeva di Rodriguez se si va in giornata. No, come vi dicevo prima, al minimo due notti, perché non è grande l'isola, non ci dovete stare una settimana, però dovete considerare che ci dovete andare in aereo, dovete tornare, per cui almeno due, no, almeno due notti, tre al massimo, ok? Sai che abbiamo risposto a tutto? Ah no, sì. Sì, sì, sì. Cosa dice Andrea? Che io non leggo? Andrea, che va, Maurizio Sabreve dice che quando è là si farà una foto e ce la manderà. Bravo, mentre Andrea mangia i samosa. Poi sottoscrivi anche la ricetta, che così almeno la conosciamo. Esatto, possibilmente faccio un tutorial per cucinare. Però è buonissima, veramente. Noi, guarda, Maurizio ha una delle cucine più buone dell'Oceano Indiano, veramente. C'è molta cura e c'è cibo per tutti, nel senso non come quantità, ma proprio come tipologia. Frutta, verdura, carne, pesce, non ci sono problemi anche per chi magari soffre di intolleranze come la celiachia, non ci sono difficoltà davvero, sono molto attenti a tutto, per cui non avrete difficoltà per mangiare. Bene, abbiamo toccato tutti i punti dei nostri appunti, Dici? Secondo sì. me sì. Abbiamo dato qualche input, direi, anche un po' tecnico sui voli. Sì, abbiamo voluto dare qualche spunto per far capire che a volte non ci si aspettano tante cose di quest'isola, ma perché a volte è anche sottovalutata, per cui una volta che le persone vanno là dicono: ah, però non mi aspettavo questa cosa qua. Solitamente stupisce, ecco, devo dire che solitamente il riscontro è più che positivo, un po' come ci hanno detto in diretta le ragazze che si sono collegate, per cui ringraziamo loro. Prima di salutarvi vi ricordiamo che chi sta pensando a una vacanza invernale adesso, perché non farà magari le vacanze quest'estate, perché preferisce farle durante l'inverno, è un buon momento per programmarle, per cui speriamo di poter essere di aiuto, insomma, sia con i consigli, i suggerimenti, gli input che vi abbiamo dato questa sera, sia poi per una proposta più dettagliata e su misura. Perfetto, e anche noi speriamo di tornarci presto, diciamo. Vabbè, quello sempre, c'è sempre qualcosa da vedere, tutte le volte che ci arriva qualcosa di nuovo. Bene, se non avete altre domande o curiosità per noi... Mi sembra di no, prova a controllare. Siamo... Ah, va bene, Simonetta chiede. Ah, va bene, Simonetta dice se è consigliabile l'affitto dell'auto visto che lo guida a sinistra. Sì, Simonetta, l'abbiamo detto, non ci sono particolari problemi. Sì. L'importante è adeguarsi un attimo alla guida, ma pericoli non ce ne sono, noi l'abbiamo noleggiata senza problemi. Sta a voi, ecco, dicevo prima, sia che vi piaccia guidare, sia che dovete prestare attenzione semplicemente al lato giusto della strada. Ecco, però, insomma, dipende anche, ripeto, sono quelle cose che ci dobbiamo sentire di fare, ecco, di provare, perché anch'io la prima volta che ho guidato non ho mai guidato a sinistra. Ed è andata bene, certo, devi essere attenta al doppio di quanto sì, guidi. Diciamo, mi ricordo solo quando Valeria stava uscendo dal parcheggio che ha inchiodato un paio di volte perché la macchina allora, aveva il cambio automatico, ma allora, per il resto la chiudo qua. Non era il problema della guida sinistra, ma del cambio automatico. Sì, sì. Perché allora adesso devo fare quella che se la tira, sembra, ho guidato a sinistra col cambio automatico che io non guido. Bravissimo. Quindi adesso mi prendi in giro. Comunque Simonetta, se ce l'ho fatta io, vai tranquilla che ce la puoi fare anche tu. La cosa fondamentale, dico sempre, è sentirsi di fare quell'esperienza. Vale per qualsiasi cosa, perché se io parto già titubante o penso di non potercela fare, non mi va, tra virgolette, di buttarmi in quell'esperienza, non fatelo. Ecco, ci sono, prima ne parlavano le clienti che ci hanno portato la loro testimonianza, si possono affittare, pagare i tassisti che vi portano in giro, non hanno cifre astronomiche, ora non me lo ricordo, però veramente non parliamo di cifre esose, e vi portano dove volete. Per cui fate sempre le cose che vi fanno stare tranquilli. Questo è il mio suggerimento, che sembra banale, ma è la chiave di tutto. Siete in vacanza, tra l'altro, quindi ecco, per stressarvi. Tra l'altro, senza rovinarvi la vacanza. Bene. Ah, beh, certo. Ma ci sono delle domande, perché vi ho detto che vi salutiamo. Ah, giusto. Beh, Silvia chiede, sono consigliabili profilassi per le zanzare? Abbiamo detto di no. No, nessuna profilassi, non ci sono problemi, non ci sono malattie endemiche, per cui potete andare tranquilli. Andrea dice che ci vuole poco a fare l'abitudine, immagino guidare la macchina col cambio automatico, sì, se intenda. Sì. Benissimo.
Sì, esatto, col cambio automatico, Andrea, perfetto, perfetto. Sì, Va anche bene. perché sennò poi è difficile, già bisogna pensare che devi stare a sinistra, se poi devi pensare anche a inserire la marcia all'opposto, parlo per me, comunque sì, Fortuna che diciamo c'ero così. io che navigavo, se no eravamo ancora nel parcheggio. Sì, vabbè. Bene, vi lasciamo allora anche la nostra mail se avete qualunque domanda o se possiamo esservi utili per organizzare il viaggio, che è emilioevaleria@evolutiontravel.com. E magari ve la scriviamo anche nei commenti. Bene, se non avete domande noi vi salutiamo, buonissima serata a tutti, andate a Mauritius. Noi ci vedremo prossimamente, adesso non ricordo quando, per una diretta a Giappone. Ricordatevi che i martedì, tutti i martedì a quest'ora, a cioè quasi un'ora fa, diciamo ormai, c'è una diretta su una destinazione, per cui siate sempre con noi. E basta, buona serata a tutti, a presto! Ciao, 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 ciao!